ti fa la fasciatura per il tumore purtroppo che ha nella zampetta, vero amore? Si può spostare questa zampetta, questo tumore, perché lei è tutta piena di tumori. Ha tutta la schiena qua piena di tumori. Già qua se ne sente uno, qua c'è un altro tumore, qua un altro è piena. Ma questo ovviamente è sull'osso, gli dà più fastidio perché sanguina in continuazione. Bella esterina. Ora gli mettiamo di vitamina, una garzina, il cerotto e lo fasciamo. Vieni Serena. No, 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 non te lo metti betadina, che lo so che ti fa male, betadina non lo sopporta. Si vede che grida, se gli metti betadina grida della Madonna. E mettiamo la pomata. Aspetta, Esther. Buona. Buona, Esther. Bravissima. Perfetto. Buona, 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 Esther. Buona, 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 buona. Bravissima. Bravissima. Bravissima, perfetto, brava Esther, brava. Bravissima, perfetto, ok. Che ora la chiudiamo. Buona tesoro. Tra la garzina di connettivina, il cerottino, l'Alfa Huawei delle monoclonali, insomma in qualche modo la fasciatura e la pomata, in qualche modo riusciamo a sopravvivere, vero Cetti? Esterina. Che se no stava soffrendo troppo troppo. Aspetta, ma che è quasi finita, le devo comprare oggi. Aspetta, se no ti viene stretta poi ti fa male. Ecco qua, deve essere stretta ma non troppo, se no poi gli gonfia la zampa. Stretta al punto che non se la caccia, non troppo stretta, se no poi non gli circola il sangue, vero amore? Penso di averla fatta bene, dai, poi la controlliamo più tardi. Ecco qua, bravissima. Aspetta che non attacca, perché questo era il finale. Non attacca, ci vuole un cerottino qua. Aspetta amore, vediamo se riusciamo a farla tenere così. No, non attacca amore, ci vuole un cerottino, che se no te la apri, che è il finale della garza.